era un uomo, ha sempre cercato una spiegazione, una prova all'esistenza di fenomeni paranormali e mondi paralleli. Per dare una risposta a tutti questi fenomeni inspiegabili ci sono loro, i Ghost Hunter Investigator. Massimo Bertoni e Dario Cotti Zelati faranno luce sui misteri e curiosità del mondo dell'occulto e dell'esoterismo. Indagini, reportage e video documenteranno ogni viaggio in questi luoghi misteriosi. Ghost Hunter Investigator. Buonasera, siamo i Ghost Hunter Investigators. Io sono Dario, dietro la cinepresa c'è Massimo. Questa sera ci occuperemo di un nuovo reportaggio, una nuova puntata sui fantasmi, perché ci sono giunte delle segnalazioni da alcuni utenti del nostro sito riguardo a dei luoghi frequentati appunto da entità paranormali, fantasmi o come li vogliamo chiamare. E noi andremo questa sera in loco a verificare, e andremo o in certi punti o in un altro punto, a seconda dell'accessibilità di quel posto o di un altro. Seguiteci. Ciao a tutti, sono Massimo, volevo ricordare a tutti voi il nostro sito, che è ghiinvestigator.blogspot.com. Lì potete inviarci tutto il materiale, come hanno fatto questi nostri utenti, ci hanno inviato del materiale da esaminare, e in più adesso ci stiamo recando, io e Dario ci stiamo recando verso queste location. A fra poco. Abbiamo già caricato la nostra attrezzatura con la nostra macchina, dunque la macchina fotografica è pronta, il K2 è pronto, i rilevatori di immagine sono pronti, gli infrarossi sono pronti, è tutto quanto pronto. E adesso non ci resta che recarci esattamente in quel punto che... ma forse è meglio se lo scopriate voi, fra poco. Siamo arrivati al primo dei nostri luoghi. Qua ci troviamo presso il cimitero dei Pellegrini, sito a Roma in via Planina, più precisamente all'Arco Cardinal Consalvi. Qui ci hanno segnalato che durante certe notti si sentono odori particolari più degli scampanellini. Noi siamo arrivati qua in loco per appurare queste luci, perché questo sito è molto ma molto conosciuto. Adesso vedremo gli sviluppi. Allora, il cimitero che vediamo alle mie spalle e l'edicola furono affidati nel 1566 da Pio V all'arciconfraternita dei Pellegrini. Questo per seppellire appunto i pellegrini che morivano a Roma durante il loro viaggio e non potevano essere riportati nelle loro rispettive patrie. E questo qui è appunto detto cimitero dei Pellegrini, quindi è a loro dedicato, è molto piccolo, però come dicevo poco fa, sembra che quei rumori che si sentano siano gli scampanellini dei morti e l'anima dei defunti. Al momento non riscontriamo nessuna anomalia, forse è il giorno di riposo dell'anima dei defunti, no, scherzi a parte. E per il momento non abbiamo sentito nessun suono di campane, non abbiamo visto niente, abbiamo scattato delle foto, però questo non vuol dire che anomalie non ce ne siano,
ai nostri occhi non appaiono, però quando poi svilupperemo le foto allora vi sapremo dire. Al momento possiamo dire comunque che il cimitero è piccolissimo ma è assai suggestivo. Però pensate a quanta gente lasciò la propria patria per venire a morire qua a Roma, che non ci scordiamo che all'epoca questo cimitero 400-500 anni fa era situato proprio al di fuori della città stessa, perché Roma all'epoca era molto meno estesa. Ma adesso ci vedremo in un altro di questi luoghi misteriosi segnalatici. Seguiteci. Ora ci stiamo recando al secondo dei nostri obiettivi, diciamo così. Ci stiamo recando presso Villa Manzoni, dove pure lì pare ci sia una situazione fantasmagorica molto complessa, di cui parleremo fra poco. Una cosa importante di questa villa è che questa villa fu diciamo, costruita per i conti Manzoni da Armando Brasini, detto anche l'architetto maledetto, era un architetto alchimista. E, in questa villa purtroppo diciamo, ci sono state delle vicende molto cruente, molto particolari, in quanto si narra e si dice che l'architettura particolare, ma soprattutto diciamo, la formazione diciamo, di questi accostamenti architettonici neobarocchi ha creato delle creano delle situazioni estreme per quanto riguarda il richiamo di entità spiritiche, ma soprattutto di entità demoniache. Infatti in questa è la villa più famosa, perlomeno per quanto riguarda Roma, dove ci sono stati il più alto diciamo, tasso di sedute spiritiche, ma nello stesso tempo anche di messe nere molto cruente. E le persone che ci hanno inviato appunto le informazioni su questa villa, ma soprattutto le persone che ci hanno segnalato questo luogo, ci hanno segnalato appunto un luogo impervio, un luogo molto tetro. All'apparenza noi stiamo notando insomma che la villa è molto tetra, anche se attualmente è ristrutturata, ma è un'immensa area di circa 90.000 metri quadri, in cui veramente si notano appunto questa vegetazione molto, molto forte, ed è inquietante anche vedere diciamo, l'architettonica di questa villa. Ma Dario meglio di me può spiegare queste cose storiche, per cui ripasso la palla a Dario. E c'è da aggiungere in più a quello che hai detto, caro Massimo, che questa villa è considerata dagli esoteristi come la nona porta degli inferi addirittura. Oltre a questo, devo dire, secondo la documentazione in nostro possesso, che la villa costruita dagli eredi di Alessandro Manzoni sarebbe stata spettacolo di eventi a dir poco eccezionali. Cosa vi devo dire? Apparizioni, illusioni, distorsioni della prospettiva, cantilene, serragliare di catene provenienti da chissà dove, e spiriti esoterici, chiamiamoli così, sospesi fra i due mondi. E per questo motivo che il posto è divenuto deserto a causa dell'abbandono dei suoi proprietari, per questi fenomeni inquietanti. E ci tengo sempre a ribadire che comunque le messe nere qua, se non tuttora, sono state all'ordine del giorno. Insomma, è una villa che ha molto da dire di sé, fa molto parlare di sé dagli giornalisti della capitale e non solo. Allora,
adesso gente abbiamo preso è una strada, chiamiamola secondaria, che passa dietro la villa. Quindi noi da qua, magari voi non potete vedere perché purtroppo è molto buio, ma noi stiamo passando sul retro della villa, se così possiamo dire. E vediamo che sorprese ci riserverà questa volta in destino. Siamo passati di fronte alla villa, però non è che si veda un granché purtroppo. Si vede da lontano la sagoma tetra dell'edificio, cioè del complesso di edifici che formano la villa, però purtroppo non siete più di tanto. Comunque ci siamo addentrati in questa strada che guardate quanto è suggestiva. In quel punto là c'è la nebbia, curiosamente ora qua non c'è più. E come dice sempre mio padre comunque, che si chiama Beniamino, a Roma Nord, dove siamo adesso, comunque il clima è diverso rispetto a Roma Sud, cioè dove abitiamo noi. È vero che ci sono circa 40 km di differenza, però fatto sta che la differenza c'è e si sente. Allora, volevo anche aggiungere una cosa importante. Abbiamo provato, diciamo, utilizzare la nostra strumentazione agli infrarossi per cercare di riprendere al meglio questa dimora, questa grande villa. Il problema è che non ci è stato consentito, in quanto diciamo, essendo appunto una proprietà privata ed è una villa, insomma, che attualmente non sappiamo a chi uno si debba rivolgere per poterla visitare, anche perché è una villa, diciamo, del 1928, una villa dei Manzoni e tutto quanto, soprattutto, diciamo, costruita da questo famosissimo diciamo, architetto, purtroppo, ahimè, con una fama non troppo eclatante. Però abbiamo fatto delle foto, abbiamo fatto alcuni rilevamenti, vediamo poi in sede di analisi se ci sono delle novità. A fra poco. Armando Brasini visse a Roma tra il 1879 e il 1965 e fu uno degli architetti italiani più noti e attivi nel periodo fascista. Il suo stile tendente al barocco volutamente anacronistico trova accoglienza in una Roma degli anni 30 dove il gusto estetico imperante era dettato dalle linee nette e squadrate tracciate da Piacentini. Queste sue scelte estetiche, decisamente fuori dal tempo, lo hanno portato ad essere visto dai critici d'arte come una anomalia. Un corpo estraneo, avulso da una comune fascina culturale che attingeva a piene mani dal movimento futurista. Come si può leggere da diversi trattati di autorevoli studiosi, questa idea monumentale e megalomane che Brasini possedeva dell'arte lo allontanava sicuramente dai razionalisti, custodi del gusto architettonico fascista, ma al contempo lo accomunava alla concezione artistica di Albert Speer, architetto feticcio del Führer, maestro indiscusso della trasposizione iconografica del potere tedesco del Terzo Reich. Molto probabilmente Mussolini cercò in Brasini ciò che Hitler cercava in Speer, ossia di riuscire a creare un parallelo tra architettura e politica. Lo scopo era riuscire a traslare dalla pietra alla mente di chi guarda un'idea di magnificenza tale da impressionare. Una sorta di propaganda mediante impatto visivo. Quello che veniva teorizzato da Speer era il valore evocativo delle rovine, un'eredità lasciata dalla Germania al mondo, costituita da architetture che, come fu per l'antica Grecia e per l'impero romano, sarebbero state edificate in modo da lasciare ai posteri un retaggio di maestose rovine millenarie. Villa Brasini, situata a poca distanza da Ponte Milvio, per la precisione in via Flaminia 489, che negli anni si è vista affibbiare, vista la forma, il soprannome di Castello o Castellaccio. La villa è in realtà composta da due edifici, Villa Flaminia e Villa Augusta.
La prima è rivolta dal lato di via Cassia e venne completata nel 1925. La seconda, che trae il nome dalla prima moglie del Brasini, possiede l'ingresso che affaccia sul versante di Ponte Milvio e venne ultimata più tardi nel 1933. Villa Brasini, detta Villa Augusta o Villa Flaminia, è il famigerato castellaccio maledetto. La costruzione si è guadagnata questo sinistro nomignolo sia per la forma inquietante sia per le numerose leggende che la riguardano. Alcune di queste sostengono che la villa sia stata edificata da Brasini seguendo modalità ben precise dettate dalla sua passione per l'alchimia e l'esoterismo, una pratica in quegli anni, soprattutto in Germania, assai diffusa, quella di nascondere simboli leggibili in chiave esoterica in complessi architettonici di una certa rilevanza. Un esempio su tutti, il castello di Wewelsburg in Westfalia, adottato come quartier generale dalle SS nel 1934 e modificato apposta dagli architetti tedeschi per assecondare i dettami dell'esoterismo e rendere possibili riti occulti ispirati al paganesimo. Un'altra leggenda vorrebbe addirittura che Villa Augusta venne sequestrata durante la Seconda Guerra Mondiale da parte dei tedeschi, che la adibirono al luogo dove la Gestapo conduceva gli interrogatori e perpetrava torture. Un filo conduttore, quello tedesco, che ritorna molto spesso in questo racconto, ma queste sono le leggende, o più o meno verificate, o diceria. Siamo adesso qui, sempre a Roma, nei pressi di Villa Diomira, una villa che i nostri utenti ci hanno segnalato come possibile ricettacolo rifugio di diverse presenze. E la villa, se la potete vedere, adesso non lo so, è questa qua alla mia destra, ed è molto interessante ed è molto terra. Al momento è abbandonata perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione. Venite. Adesso stiamo effettuando i nostri rilevamenti e già dalle foto vi possiamo dire che ci sono delle cose a dir poco strane. Abbiamo visto proprio delle, chiamiamole presenze, degli orbs molto ma molto grandi, che vi mostreremo poi in sede di rielaborazione. Ed eccoci qua, sì, in effetti questa villa è molto particolare, a parte che è molto tetra, molto antica e sinceramente parlando anche ha un aspetto molto molto particolare. Stiamo facendo i rilevamenti, stiamo effettuando insomma delle riprese ai raggi infrarossi che poi vi faremo vedere in sede di analisi e con l'occasione colgo a tutti quanti di ricordarvi la nostra email, che è ghosthunterinvestigator@gmail.com, il nostro sito internet, che è ghi-investigator.blogspot.com, la nostra pagina di Facebook ghi-investigator. E salutiamo anche il nostro amico Mario, un nostro collaboratore che sta lavorando in un'altra sede e che presto avremo degli enormi sviluppi e soprattutto su un'indagine molto importante su un'abitazione privata. A dopo. Alcuni nostri utenti ci hanno segnalato questo sito perché come probabile ricettacolo di entità, e da quello che stiamo vedendo, da quello che stiamo rilevando, sono portato
a dare loro ragione, perché poi in effetti le anomalie sembrano essere molte, tutte da verificare ovviamente, però sono tante. E vi dico che non ho mai visto fino ad oggi, a tutt'oggi, una concentrazione di possibili entità di Orbs così numerosa come la sto vedendo ora, attraverso le nostre apparecchiature, di cui poi vi faremo un bel resoconto più tardi. E comunque sia, queste anomalie sono anche riconducibili a dei fantasmi veri e propri, e stiamo lavorando a tutto spiano per vedere se questa cosa è appunto vera oppure è frutto della fantasia, ma comunque sembra essere più vera che fantasia, perché comunque il riscontro che stiamo ottenendo è un bel riscontro, vorrei dire. Adesso le foto le abbiamo fatte e le analizzeremo con i nostri strumenti ad alta tecnologia. E, allora ci spostiamo, andiamo presso un altro sito, presso un'altra location, perché qua abbiamo finito. I risultati vi mostreremo sempre in una seconda fase, d'accordo? Ci vediamo. Allora, volevo fare un appunto sull'indagine che abbiamo appena concluso e dopo vedrete i risultati. Abbiamo notato un brusco abbassamento della temperatura in alcune situazioni, infatti diciamo mentre noi stavamo lavorando con i nostri strumenti c'è stato un brusco abbassamento della temperatura e di circa 4 o 5 gradi in meno rispetto alla norma dell'ambiente, e i nostri strumenti sono impazziti. Abbiamo avuto anche un calo di batteria per quanto riguarda le fotocamere. Comunque in sede di analisi vedremo appunto se apparirà qualcosa, ma soprattutto se diciamo la nostra sensazione che abbiamo vissuto a pelle diciamo era reale. E adesso noi ci stiamo, come ha detto Dario, ci stiamo dirigendo verso un'altra location sempre di rilevanza molto esoterica e con delle presenze, a quanto pare, da come ci hanno detto i nostri utenti e anche un nostro collaboratore, paranormali. A fra poco. Ci troviamo ora su via della Camilluccia, che sarebbe Roma Nord, nei pressi del cimitero militare di guerra francese della campagna d'Italia dal 39 fino al 43, se non vado errato. Dovevamo andare là, però stanno rifacendo la strada e non è stato possibile accedervi. Il cimitero è anche chiamato cimitero maledetto perché i soldati morti, i militari uccisi in guerra, sono stati seppelliti là senza che il terreno stesso del cimitero fosse consacrato. Quindi di conseguenza è chiamato maledetto anche perché sembra che pure là siano verificati degli strani fenomeni. Sicuramente ci torneremo in un altro giorno, in un altro momento. Ora purtroppo non possiamo che parlarvi di esso, ma non c'è molto da dire perché è un cimitero. Più che da dire c'è da osservare. Come al solito, anche oggi è un'ora molto tarda, siamo rientrati da poco alla nostra base operativa ed ora andremo esaminando, sempre con i nostri programmi speciali, i nostri strumenti, i risultati della nostra, chiamiamola uscita notturna, anche se è un termine abbastanza sopra le righe. Io in questa sede voglio salutare i nostri collaboratori esterni, Mario che adesso sta indagando su un appartamento con possibili entità e presenze, un nostro collaboratore esterno. In più Giuliano, presidente dell'Associazione Culturale La Fenice, anche lui un nostro collaboratore, e in più i nostri amici, i Ghost Hunter Team, alla quale siamo affiliati per circa 6 mesi. Ma Massimo vi ragguaglierà in questo. Io intanto vi saluto, che ho del lavoro da fare. Esattamente Dario, siamo rientrati alla base dopo questa lunga nottata, soprattutto dopo tutte le esperienze che abbiamo vissuto questa notte. Ci
cioè imprevisti tecnici e varie cose, insomma, anche durante le nostre indagini ci siamo resi conto, insomma, che gli strumenti facevano situazioni un po' estreme, soprattutto un po' anomale. E vi voglio ricordare comunque sia il nostro sito internet, dove troverete tutto su di noi, su chi siamo, su cosa facciamo, soprattutto troverete le nostre indagini, che è ghi-investigator.blogspot.com, la nostra email ghosthunterinvestigator@gmail.com. Poi mi raccomando, veniteci a trovare sulla pagina Facebook GHI Investigator, ditegli cosa ne pensate, ma soprattutto dateci dei pareri, inviateci materiale, parlate con noi delle nostre esperienze e delle vostre esperienze. E in più tutti i nostri video sono presenti su YouTube, digitando appunto GHI Investigator. Poi anche nel nostro sito internet troverete i video, il collegamento che è sempre diretto tra YouTube, il nostro sito, Facebook, quindi siamo sempre connessi a internet. Saluto anche io il Ghost Hunter Team, saluto Mario, saluto Giuliano, ci salutiamo a vicenda, saluto voi. Alla prossima, e mi raccomando, non andare via, che adesso ci sono le fotografie, ma soprattutto le nostre analisi. Adesso noi andiamo a dormire. Ciao ciao.